Molti giardini botanici e importanti istituzioni nel mondo danno fiducia al sistema AirPod per le loro ricerche e i loro progetti di conservazione. Ai Giardini Botanici Reali di Kew a Londra, più di 1000 specie di piante sono state coltivate usando il sistema AirPod. E la capacità unica delle pareti AirPod di creare contenitori di dimensioni molto grandi è stata impiegata nel progetto di ricostruzione della Temperate House, dove delle specie molto preziose di alberi e piante, alcune datate più di 200 anni, sono state temporaneamente collocate durante i lavori. Al Pineto Nazionale di Badgbury, le conifere più minacciate di scomparsa sono state conservate grazie agli AirPod. Incluso un larice vietnamita che non era mai stato propagato prima. A Muscat, in Oman, un progetto molto ambizioso sta utilizzando il sistema AirPod per la coltivazione di piante in un giardino botanico creato nel deserto. In Olanda, al centro di ricerche PPO, è stato utile per lo sviluppo del sistema AirPod U, un contenitore sospeso in continuo per la coltivazione di piante da seme o da innesto. Presso i Royal Botanic Gardens di Edimburgo, quartier generale mondiale del progetto internazionale di conservazione delle conifere, il sistema AirPod è utilizzato per la propagazione delle semenze selvatiche raccolte delle specie in pericolo. Ovunque nel mondo ormai, i migliori esperti di orticoltura hanno capito la capacità dei contenitori AirPod di produrre un sistema radicale superiore e hanno fiducia in esso per i loro programmi vitali di ricerca e sperimentazione.